Questo libro l'ho divorato in 3 sere, mi è piaciuto tantissimo e mi sono sentita talmente coinvolta che devo dire che ho pianto tantissimo. Buongiorno belli, buongiorno e benvenuti in questa meraviglia di posto che è il Passo Rolle. Dopo una settimana a Cavalese, dopo aver fatto una puntatina giù a San Martino di Castrozza, col consorte abbiamo deciso che quasi quasi potevamo prolungare la nostra vacanza e prolungarla proprio in questo posto incantato. Devo dire che siamo qui già da 2 sere e alzarsi e andare a letto con questo spettacolo delle pale che è dietro di me è qualcosa veramente di unico e magico. Io che non ho mai amato la storia, mi sono ritrovata tra queste pagine immedesimata nella Prima Guerra Mondiale, immedesimata nel ruolo delle portatrici. Perché Fiore di Roccia è il modo di chiamare le stelle alpine, ma Fiori di Roccia sono queste signore e ragazze, queste donne della provincia di Udine, che durante la Prima Guerra Mondiale, all'interno delle loro gerle, hanno portato rinforzi, sia di cibo che di armi, agli uomini che erano al fronte. È estremamente importante questo ruolo, non è stato riconosciuto, però c'è la storia, l'incontro tra i due personaggi principali che sono Agatha Prius, che è una contadina erudita, contadina perché c'era poca possibilità, pochi mezzi, però era figlia di una maestra, quindi lei aveva comunque studiato grazie ai libri, alla biblioteca che aveva in casa. E dall'altra parte il capitano Coleman, un altro personaggio bellissimo secondo me. E c'è sempre questo incontro, questo inizialmente uno scontro e poi un estremo rispetto tra queste due persone, un uomo e una donna, lei che fa valere i propri diritti, i suoi e quelli delle sue compagne, perché tante erano analfabete, loro tutto questo gruppo delle portatrici diceva: Agatha, vai avanti tu perché tu sai parlare. E lei si rapporta sullo stesso piano, sullo stesso livello, con quest'uomo che ha probabilmente un livello di istruzione nettamente superiore a lei, però da lui ottiene un estremo rispetto. Lei la prima volta che sale su con le compagne e parla con quest'uomo si arrabbia, aveva una mezza patata mangiucchiata in mano, la poggia sul tavolo per far vedere il poco sostentamento che lei e le sue compagne hanno, nonostante debbano fare questa scalata di tutto il pal piccolo per andare a portare fino alle trincee il cibo, le munizioni, di tutto ciò che serve per la guerra. E quest'uomo, questa mezza patata, la mangia e con questa mezza patata va avanti un giorno per capire queste donne, la fatica che fanno e la forza di volontà che hanno, perché si rendono conto che a combattere al fronte ci sono dei ragazzi che vengono da tutta Italia, ma potrebbero essere i loro mariti, i loro genitori, i loro fratelli, e quindi lo fanno con tutto il cuore. Già muoiono per la guerra, non facciamoli morire anche di fame. È una storia bellissima, vi ho raccontato un po' la trama, cosa che io non faccio quasi mai. È veramente un libro che mi è entrato dentro, mi è piaciuto tantissimo, mi ha fatto capire questo ruolo importantissimo di queste donne, un ruolo che sinceramente io non conoscevo, e
È veramente un libro che vi consiglio, un libro per capire la storia, per capire l'Italia e un libro per viaggiare con la fantasia e anche approfittare per imparare ed entrare in empatia con chi è venuto prima di noi e chi ha costruito quest'Italia che poi non è così male. Affinché queste due persone finissero insieme e ora mi viene da piangere e quindi vi dico no, non finiscono insieme. In Italia non ce la faccio. Seguite il canale Trippando, ci sono video che io chiamo sempre articoli di viaggi, di libri. Seguite il blog, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram. Abbiamo fatto tanta strada, sono 9 anni che esiste Trippando Blog e da poco esiste il canale, continueremo a fare tanta strada insieme.